Trent'anni fa moriva Giorgio Perlasca, eroe italiano che ha salvato dalla deportazione migliaia di ungheresi di religione ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale. Laura Pintus. Una vicenda sepolta per molto tempo che continua a stupire a 30 anni dalla sua morte, quella di Giorgio Perlasca, giusto fra le nazioni, eroe riservato nato a Como, pressoché da solo salvò dallo sterminio nazista più di 5.000 ungheresi di religione ebraica. Era l'inverno del 44 a Budapest, quando si fece passare per console spagnolo, lui che non era né diplomatico né spagnolo, rischiando la vita ogni giorno, sfamando ungheresi ebrei e firmando lascia passare. Era della gente che stava, era in pericolo di morire e bisognava fare qualche cosa, no? Avendo la possibilità di farlo, l'ho fatto. Dapprima fascista entusiasta volontario nella guerra di Etiopia e in quella di Spagna. L'alleanza con la Germania e le leggi razziali del 38 lo allontanano dalle ideologie del regime, ma gli rimase una piccola cartolina in tasca con su scritto di rivolgersi alle autorità spagnole per qualsiasi difficoltà. Quando, come commerciante, si trasferisce nella tranquilla Budapest, che vede in poco tempo l'ascesa al potere dei nazisti delle croci frecciate, acquisisce un passaporto spagnolo e si finge console. Tornato in Italia, la sua storia non la racconta a nessuno, nemmeno alla famiglia, ma alcune donne ungheresi da lui salvate dai lager lo trovano. La sua tomba, a Maserà, vicino Padova, è un luogo di continuo pellegrinaggio. Unica frase, giusto fra le nazioni, in ebraico.